Stavo pensando a queste caratteristiche comunque. Stavo pensando che con Aegis noi siamo andati due, forse tre volte, adesso non mi ricordo, sul tetto. E anche con Junpei siamo già saliti. Quindi queste attività comunque, per quanto perdita di tempo, comunque sono attività che ci fanno guadagnare un minimo di bonus. Ora, Koromaru per esempio ha uno sguardo supplichevole, sembra voglia andare a fare una passeggiata. Aegis può venire con noi stasera. Però Junpei effettivamente potrebbe guadagnare qualcosa, cacchio. Aegis cosa guadagna? Ha già guadagnato un potenziamento. Vabbè, ho fatto un salvataggio, proviamo a vedere Junpei. Prima raccogliamo le piante già fatte. Ora abbiamo gli spinaci, rinfrancano l'anima. Cosa voglia dire? Non ne ho idea. Però Junpei, andiamo a vedere gli spinaci. Grande, mettiamoci all'opera. Dai. Per ricchi. Demo sa, komame ni mizu yatte zasso nuite, mushi ga tsuite ria totte yatte. Jimina sageo da yo na. Nanka no shugyou ka yo tte kurai. Beh, hai scelto tu di aiutarmi, eh. Tratta il tuo orto come un amante. Ha? Nan da yo, ikinari sono. Trattalo con cura, questo vuol dire. Ma demo 一里あんのか優しく愛情を持って向き合うべし。で、高須かね、先輩。高級お野菜ゲットで夢の立地生活への道のりは遠いぜ。せ、これ、とびえっていうも見さでしや。誘ったの俺だし、ちゃんと面倒見ないとな。はい、ragione。Bravo。aiutami e non rompere le balle。No, scherzo。 Sì, e spero che questi spinaci ci diano qualcosa di buono. L'attenzione extra dai suoi frutti e raccolta aumenta. Potenziamento? No, niente oggi. Peccato. Ed è già domenica. Se dobbiamo entrare nel Tartaro, ovviamente si entra domani. Le vacanze estive continuano. Ora che ci penso, oggi c'è il festival. Oh cacchio, domani. No, ti prego, fammi almeno andare a comprare le armi. Non posso fare nulla. Al santuario Naganaki. E domani festival del cinema. Oh, chi è che mi scrive? Ho ricevuto dei messaggi. Sei libero stasera? Volevo andarci con Aegis per mostrarle il posto, ma non so se sarei una brava guida. Ma io sono arrivato quest'anno, voi abitate qua da sempre. Hai sentito del festival al Nagasaki? Se pensa di andare, mi piacerebbe venire con te. Sarebbe bello vedere qualche ricordo insieme. Oh. Ah, no, mi fate male tutti. Ci sarà il festival santuario, andiamo a goderci tutti. No, no. E devo pure decidere, devo decidere per davvero. No, no, mi fate male. Non posso decidere, per fortuna che ho salvato ieri sera. Vado con Yuko. Forse Aegis però era meglio. Oh no, non lo so, non lo so. È bello rivederla però. Saresti stata benissima in yukata secondo me. Ti starebbe da Dio. Però forse era meglio Aegis. Però stai bene così anche. Immagino. Piccolina. Beh, vedo dei takoyaki io là in fondo. Ovvio. Dai, lo sapevo. Basta, è lei la mia wife, l'abbiamo capito ormai. Quell'uomo lì è inquietantemente strano comunque. Sì, sono quelli della signora che li fa senza. Signora, è inquietante, lo sa. Voglio che lei lo sappia. Non guardo, signora. Beh, a Maiko piacevano, eh. A Maiko piacevano, nonostante tutto. Perché non posso scegliere di andare con tutte? E che cos'è?
Sai che basterebbe prenderne uno, aprirlo e scoperchiarlo e vedere cosa c'era dentro? Perché sicuramente sono le stesse di quei del magazzino che c'hanno da 20 anni. D'accordo. Proviamoci, dai. Mi sta morendo il cuore, mamma mia. Quale biglietto dovrò scegliere? È pieno di biglietti della lotteria. Prendiamo il primo. Di solito è quello che tutti scartano. Che culo. Beh, perché sono fortunato io. Che cosa abbiamo vinto? Abbiamo vinto un caleidoscopio. Beh, carino. Lo so, grazie. Beh, vabbè, sti cazzi, è un caleidoscopio, su. Quanto vuoi che costi? È stata una serata breve, però carina. Grazie a te. Volentieri, sarebbe molto carino. Dopo aver accompagnato Yuka a casa, decido di tornare al dormitorio. Questi eventi qua mi fanno morire dentro, perché quando ho tante scelte di personaggi che mi piacciono, poi non so cosa scegliere. Pronti per un po' d'aria fresca? Arriva il lunedì tutto estivo dei grandi affari. Cioè? Tutto questo perché ieri l'abbiamo saltato, no? Nonostante sia lunedì, sembra che la programmazione sia stata modificata per le vacanze estive. Oggi vi offriamo il set per le stagioni spettrali. Serve proprio una prova di coraggio estiva. Preparatevi con questo set. Una carta maledetta. Non mi sembra granché, eh. Una palla evanescente. Fuga dalle battaglie. No, grazie, oggi salto. Oggi salto volentieri, ti ringrazio. Allora, prima di tutto andiamo a prenderci le armi. Anzi, prima ancora di tutto, sono troppo curioso, voglio vedere gli altri. Beh, Ciro pure sarebbe carino da vedere. Però sono più curioso di vedere Aegis io. Allora, sicuramente loro due sono i confident amorosi. Però in questo caso è Aegis, è un personaggio a parte. Vediamo come va con Aegis. Ciro, per quanto mi dispiaccia, non lo so, cavolo. Piccolina lei. Sì, mamma. Yare, yare. Ci diamo la mano? No, non era quello, però. No. Non è, va bene. Non era la risposta che volevo. I takoyaki. Click clock, click clock. Takoyaki da na. Tabete miru ka? Hai. Tenshu. Hitotsu kurenai ka? Negoziante. Tenshu? Ma maido. Oya, ryoute ni bijin san to wa uremashii ne. Hai yo. Omake shitoita kara ne. Grazie. Omake. Make. Shouhai o kimeru mokuteki ga. Ok, no, non era quello il senso, Aegis. Gnom, scomparsa. Forse effettivamente era la scelta migliore, sai. Ovvero che dentro è a temperature infernali. Le girandole? O le maschere? È quello il divertimento? Ci provo io? Come le persone? Come le persone?
理事長から外出許可が出るかもしれない。Oh, carina. それは楽しみであります。Vabbè, forse era la scelta giusta fin dall'inizio. Yo, そこのお嬢さん方、くじ引いて帰らない？ここに来た思い出にどうだ？うちのはからくじは少なめだよ。D'accordo, ci riprovo. くじか。そうだな。やってみるか。Dai, vado io. Prendo di nuovo quello in alto, capo. L'altra volta ha funzionato. Otto, omedetto! Che cosa abbiamo vinto? Ancora il caleidoscopio? Vediamo. Sì, ancora il caleidoscopio. Quindi quello sopra è il caleidoscopio, sotto qualcos'altro. Ascoltami. L'altra volta tu contro Junpei hai sparato con, come se avessi già la pistola d'acqua. Tra l'altro lì c'è una specie di X-Game, cioè una specie di Xbox mista Wii. Posso dire che a sentimento credo sia stata meglio Yuko, però... quelle cose sono truccate, a volte sono inchiodate su terra. In realtà non lo so quale delle due sia stata meglio, boh. Non ci abbiamo guadagnato nulla, a questo punto potrei provare anche con Ciro. Proviamo anche con Ciro, piccolina, dai. Onestamente speravo che con Aegis avremmo ottenuto qualcosa di particolare. Però va bene anche così. Oh no, peccato, non è con lo yukata. Peccato. Che ti sarebbe stato benissimo. Peccato che nessuna delle due l'ha indossato. Come manga dell'altra volta? Shoujo manga. Oh. Allora, onestamente a me va anche bene, forse Ciro. Perché se non sbaglio, con lei l'altra volta eravamo fermi. Con lei l'altra volta era uscito non è ancora pronto ad avanzare. Quindi forse tanto meglio lei o Yuko. Sì, chissà cosa dice di lei stavolta. Ma certo, andiamo. Come desideri, piccolina. Caruccetta lei, però. Arriva subito. Ah, lei proprio easy, tranquilla, fatto. Porca miseria. Ah, eccolo. C'è l'amore dentro. C'è dentro il prete. Sì, ma voglio sapere cosa c'è dentro io. Esatto. Una ha detto che era gommoso. Questa non riesce a capire cosa c'è dentro, è succoso. L'altra ha detto che i liquidi si sono espansi nella sua bocca. Cosa cazzo ci hai messo dentro tu? Da. Che carina che è però lei. Sì, ma nessuno compra ste maschere, porello, sto tizio. Giocano tutti quanti all'estrazione, ma nessuno compra le maschere. Ah,
くじ引きですって。ちょっと面白そうだから。ま、sì, dai. Vado a vincere ancora il caleidoscopio. Eccolo qua, grazie. Otteru nante sugoi desu ne. Sì. Sono molto fortunato. Hajimete mita ki ga shimasu. Addirittura. Mo konna jikan. Nandaka attoyou ma desu ne. Kyou wa tanoshikatta desu. Hontou ni arigatou gozaimashita. Sono contento, dai. Certo che tu e Yuko veramente mi strappate il cuore dal petto. Perché siete bellissime tutte e due. Boh, mi ammazzate così. E oggi, incredibilmente, non c'è nessuno. Beh, piuttosto che sprecare magari l'opportunità, visto che appunto è difficile che io non abbia niente da fare durante una giornata, potrei sfruttarlo per stare qui al tempio. Ora che ci penso, Elizabeth mi ha chiesto di trovare una moneta a 500 yen visitando il santuario 100 volte. Forse dovrei pregare ancora prima di andare. Finora non c'è traccia che del mio desiderio avveratosi. Forse riproverò più tardi. Però stare qui al santuario mi aumenta il sapere. Forse devo davvero offrire dei soldi? Proviamoci a sto punto. Tanto vale provare. Ho messo i soldi nella cassetta. Dopo aver fatto un'offerta e pregato, sento di aver acquistato maggiore intelligenza. Per qualche motivo. Però, la mia consapevolezza forse di aver sprecato i soldi. Vabbè, guarda, non fa niente. Certo, magari andare al cinema era un po' più particolare, però... Oh, bentornato. Che caldo, non lo sopporto. Come stai, Star-kun? Non ce la faccio più. Ah già, questo caldo è atroce, mi sento esausta anche senza far niente. Voglio distrarmi un po' dal caldo. Quindi la prossima luna piena sarà a settembre, dopo le vacanze. Detta così sembra che mi stia preparando per un esame. Comunque restano solo 4 ombre, dobbiamo resistere. Koromaru, piccolino vicino. No dai, vuole vedere un programma TV il cane. E c'è Mitsuru. Ma scusami, ma non c'era il cinema oggi? Ok, tutti i nuovi equipaggiamenti comprati. Troviamoci qualcosa da fare stasera. Quasi quasi potrei stare con Koromaru, che dici? Però potrei anche passare la serata con lei, che l'altra volta l'abbiamo già fatto. Dobbiamo farli un po' tutti, immagino. Ti andrebbe di berne un po'? D'accordo, proviamoci. Andiamo. Inizierò a preparare. Lei con i capelli legati sta benissimo, comunque. È molto caruccetta. Questi eventi sono molto carini, cioè sono molto brevi e oggettivamente sono estremamente di più. Vorrei un'altra tazza, ma certo. Ah, nara yokatta. Camomile ni wa relax kouka mo aru. Sono okage kamoshirenai. Mi servirebbe davvero per dormire, però peccato che non funziona. Sukoshi fuan datta nda. Domo watashi wa richiedi l'intelligenza alta per poterti parlare, quindi un po' sì, Andrei tu? Ho bevuto il tè con Mitsuru, abbiamo parlato dei nostri snack preferiti. Sate, mo ii jikan da. Sorosoro kadazukeru to shiyou. Il tè Lux Night. Non c'è problema. Insieme o separati? Lo so, ovviamente intende separati. Mancano 18 giorni. Effettivamente sto andando molto per le lunghe a questo giro, Ed è rimasto praticamente solo Bunkichi, che ormai abbiamo completato. Io ormai credo di aver compreso come il gioco funzioni. E per certi eventi devi farli più di una volta. Vediamo se il tempio ci dà qualcosa di nuovo. Una moneta a 500 yen per 100 volte. Vediamo. Finora non c'è traccia del mio desiderio, forse riproverò più tardi. Vabbè, tanto non abbiamo niente di meglio da fare. Aumentiamo il nostro sapere anche oggi. E vai, intelligenza aumentata. 2 e 3. Intelligente. No, lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo. Appena ho visto il 5 ho detto no. Il 5 è il massimo, bom, perfetto. E invece però se no mi scrivevano che era il massimo. Invece c'è un altro livello anche di più. Quindi non è ancora finita. Per uscire con Mitsuru ci dobbiamo ancora dare dentro. Kimika. Bentornato. Le vacanze estive finiranno tra meno di 2 settimane. Ovviamente affrontare le ombre è prioritario, ma non dimenticarti di dedicare tempo anche allo studio.
sono già intelligente, non ti preoccupare. Che ci fate voi tre qua? Ho combinato qualche pastrocchio mentre cercavo di cucinare un nuovo piatto e Corocen era lì vicino. Gli ho chiesto se volesse un boccone. Io stavo solo scherzando, ma lui è corso via immediatamente. Cioè, non mi era venuto benissimo, ma non pensavo che facesse così schifo. Poverina. Ma sembra che state guardando una pozza di vomito fatta dal cane qua. So che Corocen non voleva ferire i sentimenti di Yukari-chan, ma di sicuro lei sarà giù di morale. Non so cosa fare in questo tipo di situazioni. Oh cavolo, non ce la faccio. Yucatan ha detto che quello che ha cucinato non è uscito come pensava. Ma persino Koromaru è scappato via. Quanto deve essere terribile la tua cucina per far fuggire un cane. Madonna mia. Posso dire, è cattivo. Però cazzo, sto giro se l'è meritato. Lei lo prende sempre per il culo. Dov'è il cane? Ragazzi, dove avete fatto fuggire il cane? Se stasera c'è Tanaka, sai che quasi quasi... esatto. Ci manca poco per completarlo, per fortuna. Eccolo qua, poverino. Sembra volersi scusare per qualcosa, poverino. Tanaka, ciao. Certo che vieni qui spesso, Star, evidentemente sono proprio bravo. Ma immagino che il valore di una lezione di vita dipenda da chi ascolta. Beh, questa non ti costerà nulla. Guarda, è forse l'unico che ad ora non ci ha ancora detto non siamo pronti. Meglio per noi. Eccellente, stavo aspettando... Ah, lascia stare, non è importante. Che cosa non è importante? Te la sei rimorchiata? Porca troia. Però per rimorchiare sono sicuro che l'abbia fatto. Perfetto. Un grand'uomo lei. Perché si chiama beneficenza? E questo ormai l'abbiamo accurato tranquillamente. Ridammi allora i miei 40.000 yen. Ridammeli, per favore. No, guarda, ho da fare nella mia vita. Ecco, magari anche no, dai. In realtà lui non vuole creare qualcuno solo per godersi la vita. Vuole per evitare i problemi finanziari. E forse questo è il motivo per cui in Persona 5 sembra più giovane. Perché forse non è neanche lui per davvero. No. Ma poi c'ho i capelli blu, tu c'hai i capelli marroni. Cioè dai, siamo di un altro mondo io e te. Può apparire egoista, ma sembra tenere a me in fondo. Onestamente credo che gli faccia solo piacere parlare con qualcuno, e quel qualcuno, in questo caso, siamo noi. Però ci sta rimuginando, forse... qualche buona azione. Il Grinch, il suo cuore quel giorno di due tagli aumentò. Chi mi scrive oggi, eh? Elizabeth. Perfetto. Perfetto. Un solo individuo? Allora, onestamente stavo procrastinando l'entrata nel Tartaro. Però meglio così. Poi c'è la maschera del festival. La maschera del festival estivo. Ciro e io abbiamo fatto un giro e visto... Guarda, va bene Ciro, perché alla fine credo che fosse quella più indietro dei due. Chi c'è oggi in giro? Il ragazzo nuovo, Ayase. Perfetto. Però devo capire sta cosa del santuario io. L'aria intorno a me è cambiata. Ho un pezzo di carta sconosciuto in tasca. Guardando meglio, sembra dica vecchia banconota, dice 500 yen. Sembra che le mie preghiere abbiano avuto la risposta. Perfetto. Forse effettivamente aver pagato 20.000 yen per aumentare il mio sapere è stato relativamente inutile, però
Ha funzionato. Ecco i tuoi 500 yen. Oh, che cos'è? Sento uno strano potere emanare da quella ricevuta. Pensavo che ci sarebbero voluti mesi e anni per completare uno Yakudo Mairi. Forse però quello che ha importanza non è il numero delle visite, ma la forza del tuo desiderio. Ecco la tua ricompensa. Costume Lime. Per Fuka. È quello estivo. Non abbiamo altro da fare. Ehi, Star, ti ricordi di me? Vado a mangiare qualcosa, vuoi venire? D'accordo? Io sì. Vediamo chi mangia più in fretta. Il perdente deve fare 100 giri della città. Pronto? È un po'... è impazzito questo. Mi sento di avere il coraggio per affrontarlo. Posso sfidarlo. Sono senza polpo. È impazzito. Ci vuoi vedere cosa so fare? Sono due cretini tutti e due. Sono due cretini tutti e due. Abbiamo finito per mangiare nello stesso momento. Ti dirò, credevo di poter vincere. Bella fra. Peccato che non ci sia del vero potenziale in questi incontri. Di un'altra scuola mi ha preso in simpatia. Beh, ormai stavamo finendo altri confident, tanto meglio iniziarne. La stella, eccolo! Sì! Aia, se io ti voglio bene! Maledetto! Mi avrai anche battuto alla cazzo di gara d'estate, ma questo giro lo vinco io. Io e la persona che otterremo da te, maledetto. Ok, devo vedere solo che confident ci mancano. Quindi se la stella è lui, ci manca sole, luna, giudizio. Chi altro ci manca? Stella, atleta rivale. Alla prossima allora. Cazzo, 100 giri della città è bello impegnativo, però. Sì, LL, lo otterremo. Okaeri. Che si dice, coso? Accidenti, che caldo. Sto sudando come un maiale. Fatti forza, Iori, il caldo non è altro che uno stato mentale. Ovviamente, come teoria, presenta dei limiti. 17 giorni sono ancora tanti. Io li sfrutterei al meglio. E visto che ormai Tanaka è quasi alla fine, Mutatsu è fatto, la sera non ci serve più lavorare perché tanti soldi del tartaro li facciamo, io inizierei proprio a puntare sui miei companion. Quindi proviamo con Sanada. Oh, Star, aiutarmi di nuovo a cucinare? È un sacco di roba che da preparare da solo. D'accordo, ti aiuto. Grazie, mettiamoci all'opera allora. Fegato di maiale, eh? Io conosco il fegato. I miei lo preparano, a me non piace. Però quello a me non sembra fegato. Fallo tu, d'accordo? Ci provo. Non il piatto, ma mi piace cucinare. Perfetto. Ok. Sembra una ricetta particolare. Scasso. Quella è tutta verdura, ci sono anche i noodles nel mezzo. Le preparazioni sono importanti. Pasto dell'atleta forte. Non è detto, però non l'avresti preparato così bene, forse. Lo so. Certo, come no. Però potresti metterti i polsini quelli pesanti anche alle caviglie. Luna nuova. Un evento di Junpei, eh? もう20日かよ。夏休みもうすぐ終わんじゃん。
てすることもねえけどさ。なんか特別な力とかあったところで世の中。Il problema è che quei poteri li usi solo quando sei nel Tartaro, quindi. Oh, la ragazza dello strega. あの子、絵描いてるのか？Più che altro con quel vestito lì starà morendo di caldo, Intendemo ne ka. Dare mo i ne shi. Nani kai ten da? Nan mo ne da ro, konna toko. Che ne sa, che domande ti fai anche tu però, Doite. Da. Mie nai de shou. Doite. Ah, wari. Nan da? なんかえぐい色使いっつうか。何？Esatto, cioè onestamente. Onestamente, che cacchio vuoi? すげえかっこ。Quello me lo sono chiesto anche io, fra. しかもあのキモい絵、芸術は爆発ってやつ？ E tu ti sei innamorato. Quanto ci fai? Le vacanze estive stanno per finire. Wow, di già? Io sono contento di come ho gestito tutti i miei confidant fino ad ora e il tempo. Tutta la mia preoccupazione è morta quando ho iniziato a giocare a Persona 5. Io pensavo che Persona 5 fosse realmente molto punitivo, ma Persona 4 è molto più ristretto e questo, secondo me, è ancora più punitivo. Bello cagnolino, bello lui. Grazie. Con la zampina, madonna mia. Visto che è una cosa che non abbiamo ancora fatto e che onestamente ci potrebbe servire, potrei lavorare qui. Fascino e sapere. Sarebbe meglio coraggio e sapere, ovvero al cinema. 5.000 più le mance. D'accordo, proviamo a lavorare. Magari ci iniziamo anche ad aumentare il coraggio. Magari i lavori part time fossero davvero così. Della serie che proprio vai quando vuoi tu, guadagni i soldi nella giornata e tante care cose. Ciao. Ehi, voi due, che succede? No. Qualcosa non va? No, cosa? Koromaru-san tandoku de no keira katsudou desu. Zoku ni yu osanpo de arimasu. Da. 本日は真田さんがお散歩に同行する約束でした。しかし帝国を過ぎたにもかかわらず真田さんは帰宅されていません。え、tu vuoi andare da solo? 辛抱たまらないのであります。 Per favore, portami fuori! Capo, per favore! コロマルさんが言っております。リーダーに同行を願う。 Se non abbiamo niente di meglio da fare. 暇でありますか? E tu?私は本日寮での待機任務を遂行中です。多忙を極めているのであります。私からもあなたにお願いしたいであります。Non è un problema. Ci penso io allora. Per favore, capo. Dai, ti porto fuori io allora. Io e Koromaru siamo usciti dal dormitorio a fare una passeggiata. Sempre qui al santuario, eh? Ehi, che? Che hai visto? Hito narazaru persona tsukai.È il tizio con gli occhiali. Ah no, è ancora lui. Mi sembrava la voce diversa. Buonasera. Ho appena realizzato una cosa, stupidamente solo adesso. I suoi occhi sono gialli, come quando incontri la tua ombra nel mondo della TV di Persona 4. Ma sono molto accesi nella notte, non ci avevo fatto caso fino ad adesso. E di cosa vuoi parlare?Non sembra avere cattive intenzioni. Devo andare? Capo, che facciamo? Che il cane dica di sì. Eccola già la mano sul ferro. Dai, qual è questa domanda? Ok. Qual è il tuo obiettivo? Perché continuate a ostacolarci? Perché sei torso nudo?
Per quanto stupida, lo vorrei sapere per davvero. D'accordo, qual è il tuo obiettivo? E infatti non ci guardavate fino a che non avete scoperto che stavamo interferendo. Esatto. Non è quello l'importante. Perché? Non possiamo certo far finta di nulla. Non è questo il punto. La tua logica non ha senso. Cioè, è semplicemente: io c'ho un potere, loro no. Io devo perderlo per colpa loro. Messiah complex o gozonji desu? Sì, so cos'è. Anata wa machimatta kangae ni toraware. Perché tu no, scusami? Tasha o suku gimu nado sonzai shimasen. Mizukara o gisei ni shite tasha no kyusai o okonau nado. Hito no mi ni wa sugita ikikata desu. Anata no tatakau douki wa issho no kyohaku kannen ni suginai. Beh, ti sbagli. Hayatte hitei suru no wa o sei tu troppo ebro di potere? Forse sei anche invidioso, vero? Senti. È inutile parlarne, te non interessa tutto quello che abbiamo da dire. Io non ho nulla da ripensare. E se mai ci scontreremo, sappi che sarà un gran bello scontro. Foglio piegato. Non credo proprio, Fra. Non credo proprio. È un foglio di carta piegato, c'è scritto qualcosa. Pezzo di carta di Takaya. La nuova attrezzatura ha reso più facile l'evocazione, ma dobbiamo creare nuove cartucce di sicurezza prima di mandarle a MK. Anche il peso dell'evocatore è prioritario. Per fortuna abbiamo cavie che... C'è interrotto Koromaru o effettivamente era finito il foglio? Sono tornato al dormitorio. Ah, e io mi aspettavo una scena in tutto ciò, eh. Uno dei membri della strega sembrerebbe piuttosto interessato a te. A volte un umano malvagio può essere più pericoloso di un'ombra. Se doveste incontrarvi, mi raccomando, fai attenzione. Io mi aspettavo qualcosa di diverso, onestamente. Non riesco a credere che quel tizio degli strega sia andato dal santuario. E perché è mezzo nudo? Perché siamo in estate? Beh no, era primavera quando l'abbiamo incontrato la prima volta, quindi... A differenza delle ombre grandi è difficile prevedere dove appariranno gli strega. Secondo Koromaru dovremmo fare molta attenzione. Ma cagnolino, tu sei qua per le piante, per caso? No, ha una spazzola. Al secondo corridoio chi c'è? Fuka. Beh, effettivamente anche Fuka dovremmo dargli le attenzioni. Fuka è il nostro navigatore, quindi magari un potenziamento a lei è passivo ma utile per noi. Quindi a questo punto la scelta diventa Koromaru o Fuka? Beh, avevamo lasciato il libro che avevamo letto assieme. Effettivamente potremmo... Esatto. Otterremmo più sapere, ovviamente. Avanziamo anche la nostra relazione con lei. La nostra amicizia più che altro. E che cosa ti ha detto? Fantastico.
È tutta questione di presentazione alla fine. No, nel senso come presenti una cosa a una persona. No, non in quel senso. No, esatto, brava. Devi prendere in considerazione i gusti, la persona, devi prendere in considerazione tante cose. È andata bene la cosa o abbiamo sbagliato? Il modello del libro è ancora a metà, però quelli sono dettagli. Grazie alle elaborate espressioni che ho letto, ho aumentato il mio sapere. Speriamo che la prossima volta l'abbiamo completato, così aumentiamo le tue statistiche. Buonanotte. Credo che a questo punto entrerò lunedì nel Tartaro, sai? L'estate sta finendo. Ho dei biglietti omaggio per un film fichissimo, vuoi venire? Potrei aumentare il coraggio. Potrei rafforzare il nostro legame. Beh, però c'è anche lui che è nuovo, eh. Certo, forse andare da Yase che è nuovo è la scelta migliore, eh. Però non siamo mai andati al cinema con nessuno praticamente. Ed effettivamente non sono neanche sicuro al 100% che anche Yuko non sia indietro. Va bene, il salvataggio ce l'abbiamo. Proviamoci. Voglio vedere la scena comunque. Beh, perché non ce li hai già, scusa, i posti col biglietto? Beh, non che mi aspettassi qualcosa di diverso con lei, effettivamente. Intanto con la musica sotto che continua ad andare. Tu sei fantastica. Potremmo fermarci da qualche parte io e te, eh? Salve. La prossima luna piena sarà il 5 settembre. Di conseguenza manca più o meno 2 settimane alla missione. Ehi, Ai-chan, ti va di andare in missione a prendere un gelato? Dai miei archivi risulta che il consumo di gelato può causare danni alla salute e impedire di portare a termine le operazioni. Bel modo di rovinare il gelato. Ok, non c'è Tanaka. Sai che quasi quasi sì? Visto che l'altra volta mi hai promesso che questa volta avresti cucinato meglio. Hai un secondo? Hai presente il pollo saltato che hai rovinato l'altra volta? Ho scoperto cosa ho sbagliato, stavolta azzeccherò tutto. E speriamo che Koromaru non scappi allora. Ti va di aiutarmi? D'accordo? Grandioso, prepariamo qualcosa di buono. Dai, vediamo se stavolta ce la fa. Rivenge? Ho qualche dubbio. Buona fortuna allora. Hai. Speriamo. Che tra l'altro, in tutto questo ovviamente noi glielo diciamo, lei non lo saprà mai ed Elizabeth non dirà nulla. Però penso che se sapesse che il pollo saltato che ci ha dato l'altra volta l'abbiamo dato a qualcun altro, forse la voglia di cucinare assieme le passerebbe. Ma anche solo di starci in squadra assieme forse. Oh, sembra buono questa volta, eh. Dai, sono contento. Aspetta! L'altra volta noi... Forse avanziamo, sai, perché abbiamo visto il film l'altra volta e abbiamo cucinato 2 volte, quindi questa è la terza, in teoria, a meno che non siano 3 attività uguali. Speriamo a sto punto. Sono contento, dai. Pollo saltato. Vuol dire che ancora non è il massimo, vero? Vabbè, sembra buono, dai, che ti lamenti. No, non è aumentato. O forse però la... No, forse avevo saltato la TV. Non mi ricordo. Che c'è? Perché è corso via? Sì, è appena scappato fuori.
Sì, ma non penso sia scappato nel modo cattivo, eh. Sono stione. Tokidoki omote ni dete, chi ni attatte iru yo da. Non può farlo sul tetto, allora. Ah, beh, però qualcuno dovrebbe aprirgli. Koro-chan, hoetari, kandari, zettai shinai desu shi. Quello è vero. Ma atashi ma sou omotte iru. Shikashi, kanrisha toshite no sekinin mo aru. Amari fujiyu wa shiitaku nai ga, misugosu wake ni wa nai. Quello è vero. Datashi mo kizuita toki wa naka ni ireru you ni shite iru. Kimi tachi mo soto de Koromaru o mikaketara sou shite kure. Ah, proprio della sera che se lo vedo digli torna indietro Koromaru, per favore. Ora, naka ni hairo. Sekinin ka? Ma soria soka. Persona tsukaeru tte ittemo yakkari inu da mon. Però è intelligente, dai. Se vedo Koromaru fuori dovrò chiamarlo. Ma nel senso che proprio è una missione della serie, proprio. L'hai visto? Fallo tornare. Quindi adesso è fuori o è dentro? Koromaru. Ok, credo che intenda proprio fuori dal dormitorio, allora. Eccolo qua, infatti. Andiamo dentro? Non fa caldo fuori? Koromaru non vuole muoversi, chissà se vuole restare qua fuori per un motivo. Forse posso scoprire perché se passo il tempo con Koromaru. Ok. Sembriamo un fattone col cane vicino. Il fattone in stazione. Koromaru sta osservando i passanti con attenzione. Oh, soko ni oru wa Koromaru ka. Oboiteran ka? Kanushi-san no shogi nakama jatta. Sì, mi ricordo. Lei è il vecchio Gianmaria. Hoka, hoka. Attatta. Vuole una mano? Sumanna. Chito yasumasete morai. Venga, venga. Vuole che le porti anche un po' d'acqua? Ah, ia ia. Koko de io. Dakkai seto. Si sieda, si sieda. Yaru toshinami ni ara. Purtroppo quello è vero. Tutti invecchiamo. Boku wa koko no kokai. Sì, vive qua con noi adesso. Oinara ore o yuasete chōdai. Arigato na. Koromaru no kazoku ni natte kure. Non c'è problema, è un bravo cane. Kanushi-san no jiko kara iroiro atte no. Immagino. Koromaru o hikitoru o iu mon mo ottan yo. Ma era sempre al santuario, mi hanno detto. So ya na. Koromaru wa kizuku to torii no mai ni modori ota wa. Ah, ci tornava lui di sua iniziativa, quindi. Nani ka wa wakaran kendo. Yaritai koto wa aru you ni miete na. Stare vicino al sacerdote, immagino, allo spirito. Demo hoka. Koko ni oru iu koto wa nani ka o oerareta tte koto ka no. Capisco cosa vuole intendere, ma non capisco quale potrebbe essere allora l'obiettivo. Cioè, l'obiettivo era proteggere il santuario, ok, ma l'ha fatto una volta in teoria. Sono un bravo cane. Oka. Yo yatta na Koromaru. Koromaru. Nan no kocha wakaran na. Boku ga shitoru nara Koromaru mo manzoku da no. Sono bravo, sono bravo. E questo è un buon posto. Koromaru no ishi nan jaro. Kono saki mo nakai o shite na. Sì, signore. Jūbun kyūkyū dekita shi. Bocchi bocchi oitomaru ka. Più che altro perché sennò si prende un'insolazione. Vada, vada. Forse è meglio così. Ecco, esatto. Che si riposi appena arriva a casa. Gli fa male la schiena per il troppo peso. Diamogli una mano, dai, ho capito. Passiamo la giornata così. Lasci che le porti le borse. Dai, andiamo, Koromaru. Quanto è bello lui. Abbiamo accompagnato il signor anziano fino a casa sua. Ehi, ciao. Ma che bel vestitino. Ma che bel vestitino che ha Aegis. Tasuketa? Ah, naruhodo.
どうやらコロマルさんはあなたに感謝しているようです。またよろしくとのことです。ma certo bellino lui credo di piacere a Koromaru ho aumentato il mio fascino lo so quale sarà la prima statistica che riceverà il massimo? Secondo me è proprio il fascino sai micchia di già quanto abbiamo passato fuori adesso scappa Sembrerebbe non essere felice, eh? Siamo rientrati nel dormitorio dopo che Koromaru si è calmato un po'. Questo però non l'ha tradotto, della serie. No, per favore! Bentornato. Ecco, ma ci siamo visti 2 secondi fa fuori. Vorrei farti una domanda. Perché le scuole chiudono temporaneamente durante l'estate? È consuetudine ormai. Capisco. Quindi dopo il periodo di pausa prestabilito le scuole riprende. Mi è tutto chiaro. Ok, Sanada, Junpei... Eh beh, è una bella scelta, però se ho ragione di pensare, liquidazione, grazie per... Non riguarda la mia attività. Se ho ragione di pensare, dobbiamo fare 3 attività uguali. Perché quindi noi abbiamo fatto 3 volte le piante con Aegis e abbiamo fatto 2 volte mangiare con Yukari e 1 volta la TV. Quindi devi completare 3 giri della stessa azione. Però, se c'è Tanaka, loro bene o male li possiamo rivedere quando vogliamo. Beh, se questa è l'ultima volta che vediamo Tanaka, facciamolo allora. Oh, Star! Avrei una lezione di vita in mente, ma non è detto che valga anche per te. Ti interessa comunque? Sarà completamente gratis. Beh, facciamolo. Allora non indugiamo oltre, il tempo scorre, ora fai attenzione. È una bella azione. Lo sapevo. Lo sta facendo perché si è rivisto in se stesso. Porca troia, 10 milioni di yen. Che cos'è? Mi ha dato un foglio. Sembra una lettera di ringraziamento dell'associazione di beneficenza. No, non puoi più farlo. Posso immaginare. Te lo auguro. Siete tutti figli miei ora. Beh, onestamente credo che tu avessi bisogno di parlare con qualcuno, niente più. Sento di comprenderlo pienamente. Onestamente, comprende Tanaka è un parolone, però è stato un confidant rapido, spedito, niente giri di parole inutili. È stato facile da completare. Però, onestamente, dei confident credo sia quello più becero. Ma scommetto sulla persona. Secondo me è Belzebub. Vediamo. La persona definitiva dentro di te. Secondo me è Belzebub. Vediamo se c'ho ragione. 3, 2, 1... Belzebù, ok. Però ci siamo arrivati. Ma un giorno riceverò di meglio. Sono contento per te, dai. Ne dubito. Vai, vai. Chissà se in persona 6 lo rivedremo. È tutto saltato. Questo è il consiglio più bello che ci hai dato.
Bye forever. Sai che mi aspettavo scappasse? Proprio... Si è fatto tardi e sono tornato al dormitorio.